risposte della poesia ai drammi della storia fra Virgilio e alcuni poeti di oggi. Drammi della storia non ce ne mancano, noi ne stiamo vivendo anche uno in diretta, piuttosto severo, e la poesia spesso si rapporta a queste vicende con i suoi mezzi, che sono mezzi naturalmente così inferiori alla portata della violenza della storia stessa, ma hanno il fascino che consente di mantenere un ricordo negli uomini di ciò che è avvenuto. E ho voluto partire da Virgilio perché Virgilio è un poeta, è forse il maggior poeta latino, così l'ha pensata Dante, così la pensano un po' tutti, perché Virgilio è un poeta particolarmente vicino alla sofferenza degli esseri umani. Lo è fin dalla sua prima opera, su cui ci soffermeremo in particolare, le Bucoliche, e lo è anche nel suo capolavoro L'Eneide. E ho preparato dei materiali che poi a chi fa piacere poterne disporre saranno naturalmente inviati e parto da un episodio che riguarda un nostro poeta contemporaneo molto importante, e cioè Giorgio Caproni. Giorgio Caproni è appunto una delle voci più rilevanti del Novecento ricorre quest'anno, ricorreva in gennaio il trentennale della sua scomparsa, e un giorno, poco dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, si è trovato in questa piazza di Genova, piazza Bandiera, bombardata severamente appunto nel corso del conflitto. In questa piazza, tutto distrutto, vede la prima volta, stranamente perché risiedeva, era stato a Genova parecchio tempo. In quel momento viveva a Roma, ma era stato a Genova precedentemente. Vede questa statua che intravedete qua lateralmente, ed è una statua di Enea con Anchise in spalla e con Ascanio accanto. È per lui un momento alto della vita, un momento di quelli in cui in un punto della tua cultura riconosci anche un punto di snodo della tua anima. Sentite cosa scrive svariati anni dopo e dopo aver più volte ripercorso questo momento. È quindi naturale che, come la mia persona, anche la mia poesia sia fatta in discreta misura di Genova. Non avrei mai scritto il passaggio d'Enea, che è uno dei suoi poemetti più importanti, se non avessi incontrato in Piazza Bandiera Enea in persona. Credo che Genova sia l'unica città del mondo ad aver eretto un monumento a Enea. A Enea, secondo la figurazione più scolastica, il vecchio Anchise in spalla e il figlioletto Ascanio per la mano. Nulla di eccezionale dal punto di vista artistico. Si tratta di un modesto fontanile, opera del Baratta, inizio del Settecento, nel quale si servivano le bisognine per lavare gli ortaggi, le erbivendole. Nulla di artisticamente eccezionale, ripeto, ma eccezionale è il fatto che giusto appunto Enea, scampato all'incendio di Troia, sia andato a finire proprio in una delle piazze più bombardate d'Italia. In quel povero Enea vidi chiaro il simbolo dell'uomo della mia generazione, solo, in piena guerra, a cercare di sostenere sulle spalle un passato, una tradizione, rollante da tutte le parti, e a cercare di portare a salvamento un futuro ancora così incerto da non reggersi ritto, più bisognoso di guida che capace di fare da guida. Una folgorazione. Enea, una figura che può appartenere così al panorama degli studi scolastici, diventa il simbolo di un intero percorso di vita e di un'intera situazione di vita di un uomo nel dopoguerra che si trova a dover ricostruire una propria esistenza, come Enea, scampato alla guerra di Troia, costretto a cercare, nel suo caso migrando, una nuova terra in cui collocarsi, in cui costruire la sua vita. Questo Enea che sta portando il padre sulle spalle e ha il figlio Anchise e ha il figlio Ascanio per mano, diventa quindi un simbolo alto e Caproni, vi dicevo, lo mette anche in versi, qua nella sua opera in versi, il Meridiano che raccoglie tutte le sue poesie.
ho ricavato una piccola strofa dove lui ha messo in poesia quell'incontro così appassionante, diventa anche appunto protagonista dei suoi versi e diventa poi un simbolo, a valere per il resto della esistenza di Caproni, tant'è che lui per più di 40 volte ritorna in articoli, in resoconti, in interviste a parlare di questo evento. E tutte queste prose e queste poesie sono raccolte in questo volume a cura di Filomena Giannotti, Il mio Enea di Caproni, uscito da Garzanti nel gennaio. Accanto a questo volume ho voluto mettervi una fotografia che mi è capitato di trovare sul giornale La Stampa nel 1995, all'epoca della guerra in Bosnia. Questo è un Enea qualunque. Un profugo di Bosnia che appunto sta sfollando e anche lui ha il padre sulle spalle. E mi è sembrato un cortocircuito fra un motivo culturale e una concreta immagine della sofferenza di oggi degno di essere portato alla vostra attenzione. Sto parlando di poeti italiani per familiarizzarvi con la tematica, anche se poi i protagonisti saranno un poeta ungherese e un poeta irlandese. Anche grandi nomi della poesia italiana, Ungaretti e Montale, si sono raffrontati a Virgilio per parlare di grandi dolori, di grandi difficoltà della loro vita. Giuseppe Ungaretti ha progettato e ha scritto in parte un poemetto che si intitola La terra promessa, sul quale ora non mi soffermerò, ma che getta le radici per l'appunto nell'Eneide. Con alcunché d'aggiunto scrive della mia invenzione, poesia volendo che ogni uomo, suo talento, la ravvivi col sale della propria anima. E io ve l'ho voluto riportare, anche se è laterale rispetto al tema che poi tratterò, perché dice in diverse due situazioni due frasi molto belle che secondo me vale la pena di ricordare. La prima riguarda tutto il passato della nostra tradizione e soprattutto naturalmente i poeti antichi. Noi possiamo amare profondamente, è segno d'umanità, non solo esseri scomparsi, ma esseri scomparsi che non abbiamo mai conosciuto. Virgilio, per esempio. Chi non vorrebbe di noi perlomeno che coltiviamo le scienze umane, e molti sono collegati oggi qui con noi, incontrarlo se c'è un al di là, mettersi in fila per incontrare Dante, ci saranno tante richieste, tante postulazioni in merito, o per incontrare altri poeti che abbiamo via via incontrato e amato, magari anche più privatamente, meno condivisi da una massa di amanti della letteratura. E sempre Ungaretti scrive, e questo ci aiuta a entrare nella nostra tematica, Virgilio ci accompagna non più come un emblema, ma un emblema come in fondo lo è per Caproni, ma come uno dei fatti della nostra vita, come di nuovo lo è per Caproni. Virgilio può diventare, come ogni poeta, un fatto, un dato concreto della nostra esistenza, e vado subito a darvene dimostrazione. Per farlo parto dalla prima opera di Virgilio, Le Bucoliche. Questo nome è strano, che risulterà abbastanza curioso per coloro che non praticano i classici, indica una raccolta di poesie pastorali. Il bucolos è il mandriano in greco e il primo inventore, diciamo, di questa poesia è un poeta greco che si chiama Teocrito. Virgilio è un poeta latino, nasce vicino a Mantova nel 70 avanti Cristo, subito crescendo nei campi, matura un particolare amore per la natura, per la vita dei campi. Quando incontra quelle poesie di quell'autore greco, Teocrito, che ha messo in stilizzazione letteraria la vita dei pastori, se ne innamora. È per lui un libro, come mi piace dire, da conversione, e quindi si getta anche in una emulazione di questi componimenti e decide di scrivere anche lui 10 piccoli componimenti che normalmente noi chiamiamo ecloghe, cioè piccoli componimenti scelti, in cui i personaggi siano personaggi pastorali.
Ma Virgilio fa un passo avanti rispetto a Teocrito, perché ospita fin dalla prima di queste composizioni, all'interno del mondo pacificato, sereno, ameno delle bucoliche, la violenza della storia. Che cosa succede? A un certo punto nel Mantovano, in seguito alle guerre civili che hanno funestato il primo secolo a.C., dopo la battaglia di Filippi, che vede Ottaviano e Antonio battere i Cesaricidi, Bruto e Cassio, i campi della zona di Cremona, che era stata fedele allo schieramento perdente, vengono distribuiti ai veterani dello schieramento vincente. Quindi i contadini vengono espropriati. Ora, pensate se improvvisamente venisse uno e vi cacciasse di casa dicendo: niente da fare, ti abbiamo sconfitto, tu hai sostenuto i nostri nemici, vattene da qualche parte. Ebbene, Virgilio, nelle sue bucoliche, sono 10 componimenti costruiti secondo una struttura su cui non possiamo ora intrattenerci, nella prima e nella nona ospita la voce di questi espropriati, la voce dell'esilio. E lo fa con estrema delicatezza. Nella prima, per esempio, assegnando a un pastore che si chiama Melibeo il ruolo dell'esule, di colui che se ne deve andare, e a Titiro il ruolo di colui che, grazie a un favore particolare di un potente, è riuscito a mantenere lo stesso il suo campo. Ebbene, l'espropriato, rivolgendosi a colui che rimane, traccia un quadro ideale di quello che è il mondo pacato, sereno, che ha perduto. E a noi importa leggerlo brevemente, perché poi vedremo con quale importanza ritorni nei poeti che vedremo successivamente. Oh, fortunato vecchio, dunque tuoi questi campi rimarranno, e per te bastanti, sebbene le pietre ovunque spuntino e la palude assedi i prati col fango e i giunchi. Sono i campi poco ameni del Mantovano, con sassi, palude. Nuovi pascoli non sedurranno le madri languenti del gregge, né un gregge vicino le contaminerà. Oh, fortunato vecchio, qui tra i noti fiumi e le sacre fonti gusterai l'opaco fresco. E di là, come sempre, la siepe del vicino confine, che le api, Iblee, al monte Iblea in Sicilia, pascolando, spogliano dei fiori di salice, spesso con lieve sussurro ti inviterà a sognare. Di là, sotto l'ertalupe, canterà il vento il potatore, senza posa intanto i tuoi cari colombi tuberanno e gemerà nell'aria la tortora dall'olmo. Qui vedete la grande finezza di aver fatto descrivere un mondo di pace a colui che se ne deve andare, a colui che lo deve abbandonare, che da ora in poi ne sarà privo e non canterà più, lo dice in un'altra battuta. L'ultima battuta dell'Ecloga è un invito mancato poi di Titiro, che gli dice: ma almeno questa sera potevi restare per un ultimo momento qui nel tuo paradiso. Qui non potevi restare a posare con me questa notte su verdi frasche, o mele tenere e molle castagne, cacio abbondante, di lontano già fumano i tetti delle cascine, e più grandi scendono dagli alti monti le ombre. Ma Melibeo non si fermerà. Titiro, nella prima ecloga, ha conservato il suo campo. Ed è, si ritiene, una specie di controfigura di Virgilio, che dovrebbe aver potuto conservare, almeno in un primo tempo, il suo campo di fronte a questi espropri, a questa violenza della storia. Ma c'è anche un'altra bucolica che parla di questo, ed è la nona. E nella nona si parla di un personaggio che brilla per la sua assenza e si chiama Menalca, il quale ha rischiato la vita per mantenere il proprio campo, che in un primo tempo sembrava aver conservato col canto, ma poi lo ha dovuto cedere alla violenza delle armi. Si incontrano due pastori e proprio all'inizio si scambiano queste parole: dove ti porta Mary il tuo cammino? Per la via di Mantova, in città? Ah, Licida, guardate come sogno e realtà si incrociano in questo universo. Siamo in un universo fittizio, artificiale. Però siamo anche a Mantova contemporaneamente. Ah, Licida, che pena dover vivere, mai l'avrei creduto, per vedere anche questa, un forestiero si è impossessato del nostro podere. Roba mia, ha intimato, e voi sgombrate, vecchi coloni, sconfitti, umiliati, poiché la sorte rimescola ogni cosa. Ora proprio per lui portiamo via questi capretti, ma non con buon augurio.
Eppure avevo saputo per certo, risponde Licida, che da là dove la collina inizia a piegare la cima e declina, scendendo in dolce clivo, giù fino all'acqua e fino ai vecchi faggi, cime oramai spezzate, tutto il vostro Menalca era riuscito a salvare con il canto. Sì, così si diceva, ma le nostre canzoni, caro Licida, tra le armi di Marte, tanto valgono quanto nell'Epiro le colombe sacre dicono al sopraggiungere dell'Aquila. Non mi avesse ammonito la cornacchia di sul lecce incavato, sinistra a troncare in un modo o nell'altro le nuove liti, già non sarebbe qui vivo il tuo Meri, e nemmeno Menalca. Ho voluto farvi questi esempi virgiliani perché è Virgilio, in un mondo di fantasia che riprende da Teocrito, ha fatto un'operazione singolare. Non so quanto consapevolmente o quanto invece sull'onda della ispirazione del genio creativo. Se non fosse per queste due poesie di Virgilio, noi nulla sapremmo degli espropri a Mantova, fra il 41 e il 40 avanti Cristo, un caso di cronaca veramente minore. Eppure queste poesie ce l'hanno conservato. E cosa è successo? Che Virgilio ha staccato dalla successione della cronaca, dei fatti quotidiani, quelli che noi oggi leggiamo sui giornali, dimenticandocene alla catastrofe successiva, 4 giorni dopo, l'ha staccato dalla serie degli eventi di cronaca e l'ha collocato in un mondo di sogno, questo mondo dei pastori teocritei che lui riscrive a suo modo. E così facendo, paradossalmente, l'ha sottratto all'usura e l'ha consegnato all'universalità, tant'è che ancora oggi noi leggiamo il dolore di quei contadini e di quei proprietari terrieri del Mantovano nel 41 a.C., grazie alla risposta che ha dato a quel dolore la poesia, isolandoli, collocandoli in un mondo di sogno che non li ha resi artificiosi, finti, fittizi, ma li ha potenziati nel loro impatto umano. Molti passi di Virgilio sono quindi consegnati alla nostra memoria e qui avete visto il faggio spezzato, che è il simbolo, se volete, di una felicità perduta. Tant'è che all'inizio delle bucoliche, quando si comincia il percorso all'interno di questa poesia, c'è il famoso incipit in cui Melibeo dice all'altro pastore fortunato che è potuto rimanere: Itiro, tu reclinato sotto l'ampia corona di un faggio, sub tegmine fagi, vai componendo un canto silvestre sull'esile canna. Noi lasciamo il suolo della patria e i dolci campi, noi fuggiamo in esilio dalla patria. Tu, Itiro, placido all'ombra, insegna ai boschi a echeggiare amarilli de belli. Il faggio, il simbolo di Virgilio, qui è ancora rigoglioso e sotto la sua ombra Itiro può cantare. Nella nona ecloga è spezzato simbolo di una felicità che è caduta. E ora io qui potrei anche passare attraverso Montale per dimostrarvi come anche Montale ha voluto rifarsi a questo celebre inizio delle bucoliche. L'ha fatto in una poesia che difende l'ambiente. Lo possiamo fare, in fondo è una poesia molto molto breve. E dice: sub tegmine fagi, cioè sotto l'ombra del faggio, di un faggio, ma di quel faggio che simboleggia la pace in assoluto, non si starà molto allegri sotto alberi di stucco. Noi abbiamo creato un mondo che è artificiale, che è fatto di cemento, di stucco, e allora quale faggio possiamo andare a trovare che ci dia questa pace? Se non fosse così, perché su chi si abbatterebbe il grande colpo di scopa? Il grande colpo di scopa della morte anche di un'intera stirpe, di un intero genere, si può facilmente allora abbattere di fronte a una popolazione che è stata così indifferente alla natura, che l'ha voluta traviare, che l'ha voluta perdere. E questo dolore per un atteggiamento che oggi è di molta attualità, di indifferenza nei riguardi dell'ambiente, provato dal poeta Montale, passa attraverso la memoria dell'ideale, della bellezza e della serenità che è l'ecloga prima di Virgilio. Mentre passo al cuore del nostro tema, suggerisco di spegnere i microfoni perché ci sono dei ritorni.
E vi parlerò di due poeti, come vi dicevo, un poeta irlandese, Seamus Heaney, premio Nobel del 1995, e uno dei maggiori poeti ungheresi, Miklós Radnóti, che probabilmente non avrete mai sentito nominare, forse i ragazzi, nessuno dei due, l'avranno sentito nominare, ma che spero che poi potrà incidersi nella vostra memoria. A Questa titolo di. conferenza è stata contaminata da un lasciare immediatamente la lezione per non prendere un virus. E cosa succede, chiedo, ai nostri direttori? Maddalena, mi sente? Sì, la sento, professore, sto disattivando l'audio a tutti. Ma più che altro è stato fatto questo annuncio che ci sarebbe stato un virus che ha invaso la conferenza e ci esorta a uscirne. Non so se sia uno scherzo di un buon tempone. Sicuramente è uno scherzo. Benissimo, allora non ne teniamo conto e tiriamo avanti. Sì, grazie. Bene, perfetto. E, scusate, volevo condividere nuovamente lo schermo. Rieccolo qua. Vi dicevo che per fare, diciamo così, già subito uno spot a questo poeta meno noto ungherese, voglio usare una frase di Elsa Morante, una grande nostra scrittrice. E quando l'ha scoperto, ha poi scritto in un suo bellissimo saggio di impegno civile contro la guerra, pro contro la bomba atomica. È morto nel 44, ma io solo da poco tempo ho saputo che era esistito. E la scoperta che questo ragazzo ha potuto esistere sulla Terra per me è stata una notizia piena di allegria. Dunque, vi dicevo, parto da Seamus Heaney, che è uno dei più grandi poeti irlandesi. Ho avuto anche il piacere di incontrarlo quando proprio a Mantova ha preso il premio Virgilio, poco prima di scomparire. Seamus Heaney, fra le altre cose, ha scritto poesia pastorale e ha elaborato un saggio in cui si occupa della attendibilità della poesia pastorale di oggi. Noi abbiamo fatto il caso di Virgilio, ma è possibile seguire Virgilio e scrivere una poesia pastorale oggi? O è una cosa artificiosa, una cosa accademica che non ci interessa? Ebbene, studiando questo problema, Scimusini prima sottolinea che in Virgilio, a dispetto della natura letteraria della rappresentazione, il patto con la vita e i tempi reali è stato mantenuto, sicché Virgilio supera quella che Heaney chiama la prova dell'onestà, la prova, diciamo così, dell'onestà, il fare la poesia onesta, come propugnava il noto poeta italiano Umberto Saba. Ma Virgilio non resta isolato, e allora Seamus Heaney, in questo saggio che si intitola Egloghe in Extremis, la capacità di resistenza della pastorale, esplora alcuni poeti che in situazioni di grandi difficoltà, soprattutto attorno alla Seconda Guerra Mondiale, hanno scritto poesia paradossalmente pastorale. In essi la poesia pastorale tocca i suoi momenti più alti, diviene forza unificante e nutrimento. La poesia pastorale, che noi saremmo abituati a pensare cosa dall'Accademia dell'Arcadia, un resoconto di vita in cui possiamo trovare un serio interesse e da cui si può trarre un serio piacere, se ti riesce a lasciarti più forte di prima. Risposta della poesia pastorale al dramma della storia. L'esempio che voglio farvi, e poi torneremo anche a Scimusini, è proprio quello di Miklós Radnóti. Vedete qua storia di un poeta e di un taccuino. Perché? Perché è proprio da un taccuino che partiamo per una testimonianza estremamente commovente. Miklós Radnóti è un poeta di origini ebraiche che si trova durante la Seconda Guerra Mondiale, nel pieno della persecuzione nazista attiva nell'Ungheria occupata dai nazisti. Vi premetto subito che fa una fine dolorosa. Viene a un certo punto
trucidato da una squadra filonazista sull'orlo di una fossa comune in una località che si chiama Abda, in Ungheria, il 4 novembre 1944. Qui vi ho messo anche poi una cartina dell'Ungheria, di questa città che si chiama Abda, vicino a Győr, e poi ci torneremo. Ma quello da cui vorrei partire è un dato estremamente singolare. È stato ucciso nel 1944, nel 1946 è stata riaperta una fossa comune in cui giacevano i corpi di vari trucidati dai nazisti come lui in quell'occasione. In uno di questi corpi è ancora addosso un impermeabile, e in questo impermeabile si trovano alcuni documenti, alcune foto, tra cui questa, come vedete, consunta dalle gore delle infiltrazioni d'acqua nella fossa, e soprattutto si trova un taccuino in cui sono conservate delle poesie. Questo ragazzo, durante la detenzione, ha scritto delle poesie e le ha consegnate a un taccuino che ha ottenuto, barattandolo con dei vestiti, da un giardiniere che stava a accudire i dintorni del campo di concentramento in Jugoslavia, nella località di Bor, dove lui era internato. Motivo per cui questo taccuino si chiama taccuino di Bor. Questo giovane, internato in un campo di concentramento, scrive poesie e si premura di salvarle. Raccomanda in cinque lingue, francese, inglese, serbo, ungherese e tedesco. All'inizio del taccuino, vedete quanto è stinto dalla permanenza nella fossa, di consegnare questo taccuino, qualora venisse trovato, a un determinato professore dell'Università di Budapest, che saprà cosa farne. La cosa più importante che questo ragazzo ha fatto nella sua detenzione in campo di concentramento è stato scrivere poesie. È stato scrivere queste 10 poesie, 5 delle quali sono quasi completamente dilavate, ma si sono salvate altrimenti. E 5 invece sono rimaste. Ebbene, se voi le leggete, trovate come titolo Settima Ecloga, Ottava Ecloga. Questo ragazzo ha scritto in campo di concentramento delle bucoliche, della poesia pastorale. Come è stato possibile? Vale la pena di ripercorrere brevemente l'avventura biografica di questo ragazzo. Tengo sott'occhio queste foto perché sono foto che da un lato hanno la monumentalizzazione della sua operazione letteraria e dall'altro uno dei pochi momenti felici della sua vita, il viaggio di nozze con la moglie Fanny Ghiarmati sul lago Balaton. Bene, nasce il 5 maggio del 1909 e già subito nasce sotto una cattiva stella. È il primo di 2 gemelli e l'altro suo fratellino e anche la mamma muoiono durante il parto. Viene adottato diciamo, il padre si risposa e la mamma adottiva nulla gli dice di questa sua condizione. Lo prenderà nel 21 a 12 anni, quando muore anche suo padre. Allora la madre adottiva gli rivela com'è andata la sua esistenza, e questo è per lui un colpo naturalmente molto molto crudele. Perde d'un colpo il padre, la madre e anche il fratello che era nato insieme a lui. Viene affidato a uno zio che lo vuole avviare a degli studi economici. Però capita che si rompa una gamba, così, lungo le attività scapestrate della gioventù, e sia costretto per un certo periodo a letto. In quel frangente scopre la letteratura, perché per ingannare il tempo si mette a leggere e scopre una passione che lo comincia a divorare. E conseguentemente impara molte lingue, impara a leggere le sue poesie preferite in greco, in latino, in inglese, in francese,
decide di iscriversi a lettere, essendo ebreo non lo fanno scrivere a Budapest e già comincia una ghettizzazione, si deve iscrivere a un'università periferica nella città di Szeged, vedete qui molto a sud di Budapest. Anche lì comincia a subire angherie e soprusi per la sua matrice ebraica. Nello stesso tempo però comincia a scrivere poesie. Nel 1934 si laurea, nel 1935 si sposa con quella bellissima fanciulla che vi ho mostrato prima e che rivedremo in altre foto successive. E l'anno decisivo per lui è il 1937. Succedono tre cose importanti. La prima è che vince un premio letterario, il premio Baumgarten, e può fare un viaggio a Parigi con sua moglie dal 20 giugno al 17 luglio del 37. La seconda è che però nel frattempo è scoppiata la guerra civile di Spagna. La Spagna è lacerata nella lotta fra le forze, diciamo così per schematizzare, della destra, capeggiate da Francisco Franco, che poi vincerà, e quelle della sinistra. E nel 26 aprile del 37 abbiamo la famosa strage di Guernica, il bombardamento della città di Guernica con aerei anche messi a disposizione dai nazisti, che segna uno degli episodi più famosi della guerra di Spagna. Picasso dipinge il suo famoso quadro e lo espone a Parigi, nell'esposizione universale, dove Radnoti, che è a Parigi in quel periodo, è in grado di conoscerlo e di venire a conoscenza dei grandi rivolgimenti che si stanno svolgendo nella Spagna, in Europa, e delle posizioni degli intellettuali che vivono nella capitale francese. E poi succede un'altra cosa che può apparire marginale nella vita di una persona. Un letterato ungherese concepisce l'idea di scrivere, di fare una traduzione delle bucoliche di Virgilio, assegnando ad alcuni poeti contemporanei alcune delle bucoliche e recuperando altre traduzioni dalla tradizione ungherese. Radnoti viene incaricato di tradurre la nona ecloga di Virgilio. Da quel momento le bucoliche di Virgilio diventano un suo libro da conversione. Il mondo virgiliano, il mondo pastorale diventa un suo punto di riferimento. Per questo nel taccuino che lui scrive in campo di concentramento troveremo delle ecloghe. Ma è interessante che la prima di queste ecloghe, e rapidamente ve la vado a mostrare, è scritta direttamente nel 38, subito dopo queste esperienze, viene tradotta in italiano in questa raccolta, Mi capirebbero le scimmie, a cura di Edith Bruck per Donzelli editore, e la cosa interessante è che distinto Rabnoti fa la stessa cosa di Virgilio, e cioè stacca un episodio della storia dalla storia e lo colloca in questo mondo di sogni. Dialogano un pastore e un poeta. Non sappiamo nemmeno bene in quale tempo, in quale luogo, sappiamo che sono un pastore e un poeta. E a un certo punto si commentano amaramente i tempi che stanno correndo e il pastore dice al poeta: si dice che sulla vetta selvaggia dei Pirenei bocche di cannoni roventi rispondono tra i cadaveri congelati nel sangue. Orse e soldati insieme fuggono da lì. Eserciti di donne, bambini e vecchi scappano con i loro fagotti. Si schiacciano a terra, se sopra comincia a girare la morte. Aerei nazisti. Così. Sono così tanti cadaveri, nessuno può ricomporli. Conosci Federico? È fuggito? Dimmi. Federico è Federico García Lorca, un altro poeta, un poeta importante, lo sanno tutti coloro che amano un po' la letteratura, i ragazzi si affacciano adesso agli studi, impareranno a conoscerlo, un poeta importante che è fra le prime vittime della guerra di Spagna, fra le prime vittime illustri. Il 19 agosto del 36 viene fucilato dai fascisti durante la guerra civile perché omosessuale e perché repubblicano.
Ed eccolo affiorare in questa bucolica, un personaggio della vita reale, della vita storica, un poeta che non è fuggito, l'hanno ucciso 2 anni fa a Granada. García Lorca è morto, nessuno me l'aveva detto, dalla guerra la notizia corre veloce e chi è poeta sparisce così, ma l'Europa l'ha commemorato col lutto e il poeta nemmeno se ne è accorta. È già tanto se il vento frugando tra le braci trova qualche frammento al posto del rogo e ne prende nota, tanto rimarrà ai posteri curiosi della sua opera. E allora il pastore chiede al poeta: ma tu allora come fai a vivere in questo mondo che uccide la tenerezza, che con violenza sopprime la delicatezza del verso e della ricerca della bellezza? E il poeta gli risponde: possono le tue parole avere eco in quest'epoca, tra i cannoni, tra i villaggi bruciati, i villaggi orfani? Comunque scrivo, e vivo in mezzo al mondo malato come vive lì quel tronco. Sa che sarà sradicato, ha già la croce bianca che segnala domani al tagliaboschi dove estirpare. In attesa butta nuove gemme. Beato te, qui c'è quiete, qui è raro il lupo, e spesso dimentichi che il gregge non è tuo. Perché è da mesi che il padrone non ti fa visita. Benedica il cielo, la vecchia sera mi cadrà addosso prima che arrivi a casa. La farfalla del crepuscolo già svolazza frullando l'argento delle ali. C'è un'imitazione di Virgilio, ma c'è anche l'imitazione del profondo senso delle bucoliche, come vi dicevo, e cioè l'operazione letteraria di staccare un dolore dalla storia, collocarlo in un mondo di sogno, consegnandolo così all'universalità. Scrive nel suo saggio Cimusini che anche qui c'è un forte senso di ordine devastato e l'Eden e la storia sono in conflitto. Il poeta come può resistere di fronte a ciò? Non può resistere, ma come l'albero che continua a gemmare fino al momento in cui verrà sradicato, così il poeta gemma le sue poesie. La prima è la prima di una serie di ecloghe virgiliane che Radnoti scriverà. Qui di nuovo vedete sua moglie Fanny, che poi è diventata una importante personalità della vita letteraria ungherese, si è spenta a 103 anni qualche anno fa. Ebbene, che cosa succede a Radnoti? In Ungheria la persecuzione ebraica si inventa una formula particolare, quella dei battaglioni di lavoro, cioè i giovani di stirpe ebraica vengono praticamente sequestrati e messi nei battaglioni militari come inservienti, come schiavi. Hanno qualche residuo diritto, per esempio ricevere posta, però di fatto devono disarmati servire i militari in tutti i loro bisogni. Radnoti viene coscritto 2 volte in questi battaglioni di lavoro, la seconda volta viene fra l'altro a un certo punto percosso per non aver salutato un superiore, in realtà non si era accorto di lui perché stava leggendo il giornale a una fermata del tram, ma quello naturalmente lo ha assalito, lo ha accusato a torto di aver commesso un crimine e lo ha fatto rotolare nel fango per ore fra le percosse degli altri, sì che poi alla fine è stato congedato per inabilità. Ma per una terza volta viene arruolato quando ormai i nazisti sono padroni del paese ungherese. Nel 1944 i tedeschi entrano a Budapest. Radnoti salva i suoi scritti, ma non fugge, come pure gli è stato proposto con un passaporto falso. Il 20 maggio viene deportato in Jugoslavia. Torno rapidamente alla cartina, vi faccio vedere dove è stato deportato. È stato deportato a Bor, quindi qui vedete l'Ungheria, l'Ungheria che confina poi con la Serbia, e viene portato a Bor, che è in realtà un universo concentrazionario, ci sono 7 campi di lavoro.
Lui capita in un campo che si chiama Heidenau, dove per fortuna c'è un oppressore relativamente mite. Normalmente gli ungheresi erano così feroci che talvolta addirittura i nazisti dovevano intervenire per moderare le loro punizioni che avrebbero inutilmente logorato la forza lavoro schiavile asservita a queste miniere e a questi lavori nei campi di concentramento. Ma da questo punto di vista, in un primo momento, Radnoti è fortunato perché incontra un capo campo che si chiama Antal Szal, piuttosto mite, che consente addirittura ai detenuti di intrattenersi da sera in serate culturali animate da un amico di Radnoti, violinista, Miklós Lorsi, e da Radnoti stesso. Su tutto questo è stato tratto anche un film che si intitola Marcia Forzata e che non si trova tanto facilmente, a dire il vero, fra l'altro non è tradotto in italiano, prende il nome da una poesia di Radnoti che poi leggeremo, e dove c'è appunto anche una sequenza in cui c'è questo violinista che suona e c'è Radnoti che recita una poesia a quello che veniva chiamato il Circolo di Radnoti. Questo ambiente della camerata ritorna in una delle ecloghe che appartengono al diario. Fra l'altro è una delle ecloghe rovinate, ma è stata conservata per uno scherzo della sorte. Scherzo su cui però mi soffermerò subito dopo a proposito di marcia forzata. Vi ho messo a lato di questa poesia, che ora rapidamente leggo insieme a voi per farvi vedere di nuovo come la poesia tocchi la tragedia, dei quadri di Chagall. Chagall, poeta della pittura, 1887-1895, anche lui è vissuto molto molto a lungo. Ama queste figure volanti che ricorrono lungo tutta la sua produzione, e qualche studioso ha sostenuto che a queste figure volanti si sia ispirato Radnoti quando qui immagina le anime dei detenuti come lui staccarsi nel sonno dalla loro situazione e volare nostalgicamente verso casa. Settima ecloga, perché siamo nel solco delle bucoliche virgiliane, anche se qui non c'è quasi più niente di pastorale. Però è una presa diretta su un momento di dolore che non potrà mancare di commuoverci. Scrive Radnoti. Lo scrive in forma di lettera alla sua bellissima Fanny, che vedete ancora qui in queste splendide foto che ho ricavato dal sito dell'Accademia Ungherese delle Scienze, dove troverete, anche con un link che è indicato in questi materiali, tutte le notizie che desiderate su Radnoti, in inglese naturalmente e in ungherese se lo conoscete. Vedi, imbrunisce, l'atroce barriera di quercia col fregio di filo spinato sta così sospesa che nel buio si dilegua. Lo sguardo va lento oltre la cornice del campo, la mente soltanto conosce la tensione del filo. Vedi, cara, qui è così che si libera l'immaginazione, il sogno, il bel liberatore scioglie i nostri corpi sfatti e allora il campo si avvia alla volta di casa. A brandelli e calvi, russando, volano i prigionieri dall'alto della cieca Serbia verso il paesaggio di casa che si cela. Paesaggio di casa che si cela. Ma c'è ancora una casa. Una bomba non l'avrà colpita. È come quando c'è Rolammo, lo stremato compagno di destra, quello a sinistra. Vedranno mai una casa? Dimmi, laggiù c'è una casa dove ancora qualcuno intende l'esametro? Il metro delle bucoliche. Senza strumenti, riga dopo riga, tastando, scrivo i miei versi nella penombra, così come vivo, cieco, come un bruco che striscia le sue 10 dita sulla carta. Il quaderno, la torcia, tutto mi fu tolto dagli scherani del campo. Non arriva più neanche la posta, solo la nebbia scende sulle nostre baracche, tra notizie allarmanti e cimici. Qui nelle montagne convivono il francese e il polacco, l'italiano chiassoso, l'ebreo assorto, il serbo scismatico, febbricitanti e con i corpi piagati, nonostante tutto, vivono la stessa vita in attesa di una buona nuova, una bella parola di donna, un destino libero umano, una fine irraggiungibile, aspettando il miracolo.
sono disteso sul legno, un animale prigioniero, tra i parassiti, tra un'onda e l'altra di pulci, quando l'orda delle mosche si è placata. Vedi, è sera. Un giorno di prigionia e un giorno di vita in meno. Il campo dorme. Sul paesaggio splende la luna e a quella sua luce il filo spinato è nuovamente teso. Dalla finestra seguo sul muro le ombre delle guardie armate tra le voci della notte. Vedi, cara, il campo dorme, i sogni frusciano. Chi si sveglia di soprassalto si rigira nel suo stretto lembo e di nuovo sprofonda nel sonno con il volto che si illumina. Io solo sono sveglio, seduto, assaporo la cicca in bocca invece di un tuo bacio. E il sonno tarda a portarmi conforto perché ormai non posso più morire né vivere senza di te. Questa poesia è scritta nel luglio del 44. Il 29 di agosto, cinque dei sette campi dei profughi sono evacuati per la pressione dei partigiani jugoslavi. 50.000 persone si mettono in marcia, confluendo nel capo lager, diciamo nel lager principale che si chiama Berlino. Da lì verranno avviati con marce forzate verso l'interno dell'impero tedesco, verso altri lager. Il 15 settembre Radnoti scrive una poesia che si chiama Marcia Forzata, che racconta per l'appunto questa marcia che lui ha dovuto sostenere con le solite scarpe antifuga, gli zoccoli antifuga, per raggiungere questo campo, e racconta come naturalmente chi non ce la facesse, chi fosse preso dalla fatica o cadesse, venisse giustiziato rapidamente dalle truppe naziste con un colpo alla nuca. Ora la leggiamo, però va detto prima che vengono stabiliti due contingenti per sgombrare il campo. Uno parte il 17 settembre e l'altro partirà successivamente il 29 settembre. Radnoti sarebbe stato assegnato al secondo, quello del 29 settembre, ma paradossalmente, per la sfortuna, un suo amico, credendo di fargli un favore di mandarlo in Ungheria prima, lo fa trasferire nel primo scaglione. Ora, il secondo scaglione, quello del 30 del 29 settembre, sarà integralmente liberato il 30 settembre dai partigiani di Tito. Il primo scaglione, invece, affronta una marcia della morte esattamente come una marcia forzata. Marcia della morte che appunto esaspererà il fisico di questi sventurati deportati e si concluderà sul fiume vicino ad Abda, quando, non essendo più in grado di procedere, verranno tutti uccisi e gettati nella fossa comune. Ancora una volta Radnoti si premura di salvare. Ogni si affretta a copiare alcune poesie che ha scritto e a darle a un amico che sta nell'altro scaglione e per questo si sono salvate. La poesia Marcia Forzata, che adesso leggiamo, è così nel taccuino di Lavata ed è così nella copia che ne ha tratta e consegnata all'amico che si è salvato. In tutte e due queste poesie vedete che c'è uno spazio bianco in mezzo. Questo spazio è uno spazio importante, è lo spazio che indica colui che sta facendo questa marcia, che è caduto e che si rialza perché deve assolutamente sopravvivere, deve assolutamente riuscire a tornare a casa. Purtroppo la traduzione italiana non ha rispettato questa spaziatura, ma io la introdurrò leggendola. E fin da ora vi faccio notare che questa poesia è quasi la nona ecloga di Radnuti. Le sue bucoliche si fermano all'ottava. Questa però è una poesia che richiama esattamente il faggio spezzato della nona bucolica di Virgilio. Qui c'è il pruno spezzato della casa di Fanni, e quell'ambiente edenico con le api che volano, con la siepe che lo circonda, che abbiamo letto nella prima bucolica di Virgilio e nelle parole di Melibeo che doveva abbandonare quell'Eden. È pazzo, chi è crollato si rialza, di nuovo si incammina e con dolore errante muove ginocchia e caviglie, eppure si avvia sulla strada come se avesse le ali. Il fosso lo chiama invano, non ha il coraggio di restare. E se chiedi perché no,
Forse ancora ti risponde che è atteso da una donna, da una morte più saggia, una morte bella. Neppure pazzo il Mansueto, perché laggiù sopra le case da tempo non gira più che vento bruciacchiato, il muro è steso sulla schiena e il pruno è spezzato. E la paura è il manto delle notti in patria. Oh, se potessi credere, non solo portare nel cuore tutto ciò che ancora vale. E c'è una casa dove tornare, se ci fosse, e come una volta, la fresca veranda ronzerebbe l'ape della pace, mentre si fredda la marmellata di prugne, e il silenzio di fine estate prenderebbe il sole nei giardini sonnolenti, e tra le fronde dondolerebbero frutti nudi, e Fanny mi attenderebbe bionda davanti alla fitta siepe, e lentamente il lento mattino disegnerebbe l'ombra. Forse è possibile ancora? La luna oggi è così tonda. Non passarmi oltre, amico. Sgridami e mi rialza. Sgridarsi a vicenda per convincersi a continuare, a mantenere una speranza. L'ultima poesia conservata nel taccuino è la quarta di una serie di cartoline postali. Ed è una poesia drammatica perché è la poesia che ritrae l'esecuzione dell'amico violinista Miklós Lorsi accanto al poeta anche lui caduto, che preconizza che andrà così. Infatti, anche per lui, questa poesia del 31 ottobre, e Radnoti verrà ucciso il 4 di novembre. Gli crollai accanto a Miklos. Il corpo era voltato, già rigido, come una corda che si spezza, una pallottola nella nuca. Anche tu finirai così, mi sussurravo. Resta pure disteso tranquillo, ora dalla pazienza fiorisce la morte. Der Springnohauf suonò sopra di me e fango misto a sangue si raggrumava nel mio orecchio. La belva nazista che ha ucciso in questo modo l'amico beffardamente dice: ah, sta ancora saltando, le contrazioni muscolari del corpo che sta perdendo gli ultimi sprazzi di vita. Come vi dicevo, continua la marcia. Radnoti a un certo punto è estenuato, viene messo su un carro con alcuni altri compagni, vengono mandati a un ospedale militare, ma l'ospedale militare, col pretesto di essere esaurito, li rifiuta in realtà perché sono ebrei. Vanno a un altro ospedale militare, anche lì rifiuto, e allora gli aguzzini si stufano, li portano in campagna, gli fanno scavare una fossa. E sull'orlo di quella fossa sparano a tutti un colpo nella nuca. Arriviamo all'agosto del 46, quando la fossa viene riaperta. Fanny viene chiamata a riconoscere il corpo. E qui avviene questa cosa estremamente commovente, che è raffigurata in questa fotografia presa dal catalogo della mostra fatta nel centenario della nascita di Radnoti e consegnata a quel sito dell'Accademia Ungherese che vi segnalavo. Fanny raccoglie sulla fossa un arbusto di cotone e dice: è questa la vera tomba del mio marito, perché questo arbusto è cresciuto su questa fossa, si è nutrito dei suoi umori per questi 2 anni. Ovunque lo seppelliamo, adesso riposa nel cimitero monumentale di Budapest, sarà sempre questo cotone la sua vera tomba. Ed è questo il vero stelo di cotone seccato che è stato poi assunto come logo della mostra su Radnoti. Chiudo, scusate, tornando a Scimus Ini. Così vive un poeta, così muore un poeta di fronte alla violenza della storia. Virgilio. Alza la mano, se ti faresti quella mia. Virgilio, però. C'è un microfono che va spento. Era consapevole del dolore, ma anche della speranza, e scrisse una famosa ecloga, la quarta, in cui immaginava che la nascita di un bambino potesse risanare tutta la crudeltà dell'umanità. È un'ecloga che è probabilmente anche un po' cortigiana, però presenta questa speranza di rinascita, una speranza in cui tutto il resto della nostra perversione, le tracce dei nostri crimini verranno riscattati dalla nascita di questo cuore, di questo fanciullo che salverà il mondo.
Sapete tutti che poi l'interpretazione cristiana ha voluto che fosse una profezia del Cristo, ma invece era probabilmente lo sfruttamento di una profezia pagana che richiamava la rinascita dei secoli pagani e che Virgilio applica alla nascita di qualche personaggio illustre della sua epoca. Lo dico perché torno e chiudo su Shimushini. Ebbene, Shimushini, grande poeta laureato Nobel del 95, alle soglie del cambio di millennio del 2000 viene pregato da l'autorità dell'Irlanda del Nord di scrivere una poesia per il nuovo millennio. E allora che cosa fa? Approfitta del fatto che sta nascendo una sua nipotina e recupera il discorso virgiliano della quarta ecloga, accostando quella profezia di riscatto a una profezia che si sente di fare lui, dalla sua Irlanda che non contiene più le erbe, lussureggianti con cui la culla del puer verrà adornato, la colocasia, il baccare, l'acanto, ma il modesto trifoglio, simbolo dell'Irlanda stessa. E non si rivolge più alle muse siciliane che erano state le muse di Teocrito, ma alle muse della Ban Valley, e cioè della valle del fiume Ban, che è il fiume su cui lui è cresciuto, e chiede loro un canto che saluti la nuova era, un canto di speranza. E su questo canto di speranza io vado a chiudere, ma tento, se ci riesco con i mezzi a disposizione, di leggervi questa poesia, commentandola con delle immagini che proietterò in una sequenza. È una poesia in cui un poeta si mette a dialogare niente meno che con Virgilio. Il poeta Cimusini dialoga con Virgilio e tutti e due, simbolo di una poesia antica e simbolo di una poesia moderna, che nasce sulla poesia antica, che riscrive la poesia antica per rilanciarne il messaggio anche oggi, in coro sperano in un'umanità migliore e scrivono con questa speranza. C'è stata un'eclissi, questa eclissi ha seminato sgomento, il mondo non sembra andare verso la bellezza, sembra andare verso il canto dei mali della terra, come dice una famosa raccolta di canti del compositore austriaco Gustav Mahler, di cui vedrete la copertina in queste nostre sequenze. Alcune immagini sono immagini dure, già ve lo dico. Una è la famosa immagine del bombardamento al Napalm in Vietnam, e l'ho messa però perché successivamente questa bimba è sopravvissuta e, quantunque piagata, come vedete, dalla bomba incendiaria che ne ha strinato la schiena, ha potuto anche lei mettere al mondo un figlio, anche lei lanciarsi verso una speranza in questo caso in carne e ossa, e noi invece andiamo a leggere di una speranza letteraria. Si comincia con l'Irlanda, questa è appunto l'Irlanda del Nord, questa è la valle del Ban, le muse del Ban sono invocate dal poeta. Muse della Ban Valley, dateci un canto degno, qualcosa che alzi il velo sul futuro, frasi solenni, come e venne il tempo, come in principio. Fate che non si dolgano, Virgilio, mio segreto maestro di campagna, e la creatura attesa. Che possa io cantare a Dio piacendo per lei e per la sua generazione. Attenti Tempi più. sull'iPhone, ma non sono in giro! Tempi migliori. Virgilio. Di queste mie parole, Carmen, ordo, aspettate che adesso vedo se riesco a far ripartire la presentazione, ecco,
Nascitur saeculum gens, tu dovrai fare tesoro. Consapevolezza del loro senso non potrà mancare, credo, né alla tua lingua né al tuo paese, anche a questo punto. Poesia, ordine, i tempi, la stirpe, male e rinnovamento. Nasce un bimbo e un'ondata spazza via tutto il marciume. Tutto ciò che vi macchia, dentro di voi l'avete assimilato. Grumo di terra, voglia sulla pelle, creta, come la creta insanguinata. Ma al rompersi delle acque, la fiumana del Ban tracimerà e nessun segno resterà a distinguere una riva dall'altra. Per la valle sarà un lavacro. Come per la neonata. Poeta. Pacatum orbem. Troppo impegnative, forse, queste parole. Già orbe, solo. Che cosa mai potrebbe corrispondervi qui? Lo scorso mese, con l'eclissi di sole, il vento si fermò. Premonizione di gelo millenario e senza uccelli. Buio. Ha preso forma un'aura di primordio, di cosa ultima. Una coscienza nata mentre il nome rivelava il suo senso e vidi l'orbe. Virgilio. Nessuna eclissi per questa bambina. Dentro la carrozzina sentirà sopra la testolina di vestale soltanto il fresco della capottina. Fiori di campo si impiglieranno ai raggi delle ruote. Nelle sere d'estate starà ad ascoltare sbuffi e tonfi via via nel mungitoio. E mai dovrà avvertire vicino a lei scoppio di bombe. E spari di fucile. Poeta. Ricordo, non so come, le mattine di San Patrizio. Mia madre mi mandava lungo la ferrovia in cerca di quell'esile piantina trilobata, intoccabile quasi, il trifoglio, dalle radici attorte, avviticchiate e serpeggianti. Tenaci, sottili, invasive tra i sassi del binario. Le foglioline scrollavano giù squame di guazza, spruzzi dai dotti lacrimali. Bimba in arrivo. Non ci vorrà molto perché tu scenda tra di noi. Tua madre già mostra i segni, mentre nel tramonto. Passeggia lenta tra le rotoballe. Il pianeta Terra oscilla, appeso alla sua grande catena, e assomiglia a un dentarolo. La tua carrozzina aspetta qui nell'angolo. Le vacche sono all'aperto. Dentro il mungitoio sciacquano il pavimento. E vi ringrazio, termino, chiudo la condivisione dello schermo e resto a disposizione delle vostre domande. Grazie.